ristampa, sto andando io che ce la ristampa. Il microfono. E allora, abbiamo concluso l'anno veramente sfortunatissimo. Chi di noi ha potuto in qualche modo partecipare, più o meno siamo stati quasi tutti presenti. Diciamo che il risultato alla fine, i più forti, e lo sappiamo che sono i più forti, si sono portati avanti. Speriamo nelle nuove giovani, speriamo nelle giovani leve. Pare che qualcuno ha iniziato a portarsi avanti. Pare. Perciò procediamo con la classifica, che è una classifica ovviamente da considerarsi interna e non è una classifica ufficiale, da poter dire abbiamo con la federazione organizzato nulla, è stata una pescata tra amici. Perciò procediamo. Non ho classificato, la paglia! La paglia, vai! Davide, fatti ciò a sinistra. Applauso, applauso. Bravo, Marcus. Bacio, bacio. Ottavo, Mario Canima, manca. Assente. Assente. Vieni dietro, ti lo dai tu. A Mario. Settimo classificato Claudio Marconcini. Non lo diciamo in giro. Bravo Claudio. Sì, però Claudio bisogna dire che non ha partecipato, sempre l'ha fatta da casa la gara. Era smart work. Ha fatto una gara sola il signor Marconcini. Quinto classificato, no, sesto classificato, Grillo Gianluca. Assente. E di Rueda, dai. Gliela do io, giallo. A giallo. Gliela do io. Tanto lo vedo. E boh, come è tutto? Sì, sì. Quando Grillo, ci dovranno fare. Quinto classificato, il presidente. Abbraccio, abbraccio. È stato un piacere. Il prossimo anno più in alto. Quarto classificato, Santuzzo Bacalà. Bravo Santo. Terzo classificato, Pietruzzo Strangio. Tutti questi campioni d'altronde. Anni scarsi. Secondo classificato è il Triglia. Campione sociale 2020 assoluto il Dendi. Bravo. Vediamo il prossimo anno, ragazzi. Bravo amore. Cerchiamo di ripartire e cerchiamo di esserci tutti. Facciamo anche perché poi luglio e agosto non si può fare niente. Andiamoci qualche appuntamento, ci penserà Ciccio. Ciccio, ci penserai tu a fare qualche pescata prima di agosto, di luglio. Adesso cominciamo a comprare. Ok, perfetto. Posso chiedere perché non un attimino qualcuno. Grazie. E chi a luglio, no? Alla casa.